Quando Giovanni Bachelet, il figlio di Vittorio, 25 anni, pochi giorni dopo, sale sull'altare per dare il perdono di fatto ai brigatisti che avevano ucciso suo padre, e dice una cosa molto bella, cioè dice che la battaglia per la democrazia continua con coraggio e amore. Il coraggio e l'amore rappresentano perfettamente la vita di Vittorio Bachelet, professore, giurista, uomo politico e soprattutto uomo impegnato nell'azione cattolica e nella FUCI. Nell'Azione Cattolica ai tempi il vicepresidente, quando lui era giovane vicepresidente, lo nominava il Papa e lo nominò Giovanni XXIII. Fu poi Paolo VI a nominarlo presidente dell'Azione Cattolica. Era un uomo simbolo solo per chi conosceva i simboli che erano magari un po' più lontani dal potere, ma che erano capaci di contaminarlo con le idee, con le proposte, con le leggi. E devo dire che Giovanni Bachelet, il figlio, quando ricordava Vittorio, con questo perdono spiazzò l'Italia perché dimostrò che con il perdono e con la volontà di andare avanti in questa battaglia per la democrazia si potevano sconfiggere le Brigate Rosse. E se sono state sconfitte, sono state sconfitte anche per persone come Vittorio Bachelet, ma per la testimonianza che poi portò avanti la famiglia. Persone che dobbiamo ricordare oggi in modo particolare, non solo per quello che hanno lasciato al paese, ma anche perché insegnavano. Per esempio, Vittorio Bachelet insegnava la Sapienza, è morto proprio lì, è stato ucciso sulla scala dell'università, l'università dove oggi insegna il figlio, insegna fisica, il figlio insegnava giurisprudenza invece il padre. Ecco, era accanto a Rosi Bindi, la sua giovane assistente, ed era una persona che sapeva tenere per mano gli studenti, sapeva tenere per mano gli italiani di quel tempo.